L'involuzione nera-azzurra è racchiusa nel gesto d'insofferenza di Christian Vieri. Sul suo volto si leggono tante cose: rabbia, delusione, impotenza. Dopo il Venezia, anche il Torino frena la marcia tricolore dell'Inter. Camolese dà scacco matto a Cooper, con una tattica tutta grinta e cuore, come è nel DNA della squadra granata. Credo comunque che questa squadra, da quando è con me, da 15 mesi a questa parte, non abbia mai deluso sotto questo aspetto, proprio perché i giocatori hanno ben compreso cosa vuol dire indossare la maglia del Torino. La partenza firmata da Materazzi illude i 60.000 di San Siro. La fascia sinistra interista infatti si conferma povera di idee e ricca di paure. Sullo sprint di Asta, per fortuna di Toldo, Lucarelli stecca l'esecuzione di testa. Il gioco dell'Inter stenta a decollare, troppo prevedibile e con scarsa fantasia per spaventare Bucci, comunque protagonista sul colpo d'astuzia di Callon e sulla punizione di Conceição. Asta intanto vuole dimostrare a Trapattoni, presente in tribuna, di meritare una telefonata azzurra. Materazzi però gli cancella in extremis la gioia del gol. Ma io non sono abituato a darmi voti, lascio dare agli altri. Sicuramente se facevo quel gol poteva essere, diciamo, un ottimo voto. Sulla fascia sinistra dell'Inter le cose proprio non vanno. Cooper lo capisce e toglie Guli, fischiatissimo, dopo 41 minuti. Dentro Emre, ma la situazione non migliora, anche se nella ripresa la macchina nera-azzurra aumenta i giri del proprio motore. L'area del Torino diventa come Fort Apache. Gli assalti piovono a raffica. Ci provano un po' tutti, inutilmente, per la disperazione di Cooper. Materazzi, Vieri, Cordoba, il fortino granata scricchiola ma resiste fino all'ultimo, anche perché sono tardivi gli innesti di Ventola per uno spento Callon e di Seedorf per un nervoso Di Biagio. Insomma, un punto d'oro per il Toro, altri due punti sprecati per l'Inter, sempre più Vieri dipendente. Ma mi sembra che noi siamo stati primi in classifica senza Vieri per tanto tempo, quindi con questa convinzione poi invece si comincia a sbagliare anche nel gioco. Quindi è bene che si prendano ognuno le proprie responsabilità e facciano quello che devono fare, per non pensando che c'è uno solo che fa gol, perché anche gli altri li sanno fare.